Ben ritrovati con Milano Pavia News, edizione giorno, e ripartiamo da dove ci eravamo lasciati ieri sera dopo la lunga maratona dedicata alle elezioni amministrative che hanno visto il voto in molti comuni importanti delle province di Milano e di Pavia. Allora, con l'aiuto della grafica andiamo a ricapitolare anche quanto accaduto, perché ovviamente gli scrutini sono andati avanti fino a tarda sera. Andiamo a vedere anche i dati finali. Iniziamo da Magenta, dove vedete col 47% Luca Del Gobbo è arrivato ad un passo dalla vittoria al primo turno, sarà al ballottaggio con Vincenzo Salvaggio, scusate, che si è fermato invece al 31%. E allora vediamo con l'aiuto della regia anche le dichiarazioni dei due candidati al prossimo ballottaggio. Grazie intanto a tutti i magentini che mi hanno dato una grande fiducia in questo primo turno di elezioni amministrative. Dovremo purtroppo andare al ballottaggio. E a questo punto ringrazio davvero tutti i magentini che mi hanno sostenuto, che hanno sostenuto anche la mia lista, oltre a tutto il centrodestra. Noi siamo convinti di avere un programma, di avere idee, di avere la capacità di governare questa città e di rilanciarla, quindi l'appello è a tutti i magentini: tornate a votare, tornate a sostenerci, perché noi vogliamo rilanciare Magenta e lo potremo fare con il vostro voto. Ancora uno sforzo, 15 giorni di campagna elettorale e poi un voto dove nessuno dovrà andare nel mare né in montagna, appunto per cambiare Magenta. Siamo pronti per il secondo tempo di una partita che abbiamo incominciato contro un rivale molto forte, è un consigliere regionale. Non capita spesso di avere un consigliere regionale in una tornata comunale. Fino a questa ieri notte, con le urne chiuse, gli esponenti del centrodestra cantavano già vittoria, è stato costretto al ballottaggio. Un ballottaggio dove andremo convinti del progetto che abbiamo già presentato alla città, che abbiamo portato nelle strade della città, ma che merita di essere ancor più conosciuto. Coinvolgeremo sicuramente le nostre concittadini, le nostre concittadine, per il secondo turno, per una partita che rimane aperta. Ballottaggio a Magenta, ballottaggio anche ad Abbiategrasso. Vediamo allora anche qui i dati. Era una gara a tre, il sindaco uscente Cesare Nei si è fermato al 42%, sarà ballottaggio con Alberto Fossati, che è arrivato al 34,7%. Allora sentiamo anche le loro voci. Sì, è un ballottaggio che attendevo, è un ballottaggio che vede, diciamo, centro-sinistra e centro-destra confrontarsi. Sono piuttosto sorpreso da un risultato così lusinghiero dalla lista di Luigi Tarantola, che sicuramente si ripresentava per la seconda volta, ma ha veramente triplicato quelli che erano i consensi di 5 anni fa. Quindi questo è, mentre avevo più o meno individuato quello che poteva essere il risultato della coalizione di centro-sinistra. Luigi Tarantola, dicevamo, potrebbe essere l'ago della bilancia di questo ballottaggio. Beh, sicuramente gli elettori di Luigi Tarantola, nel momento in cui si recheranno il voto e dovranno scegliere uno dei due candidati a questo punto per la poltrona dei prossimi 5 anni al primo cittadino di Abbiategrasso, dovranno verificare quelli che sono i programmi, quelli che sono gli orientamenti, e nello specifico, avendo io governato 5 anni, quello che è stato fatto bene e secondo me in continuità per quello che poi vogliamo proporre per la prossima legislatura. Veramente sconfortante è il 47 abbondante, neanche 48 degli aventi diritto che è andato a votare, un dato veramente basso e piuttosto preoccupante, con anche un problema di legittimazione. Quindi credo che questa responsabilità di recuperare un po' di credibilità alla politica spetti sia chi governerà, sia chi governerà che chi starà all'opposizione. Questo è uno sforzo comune. Per il resto, guardando il risultato, siamo in partita e abbiamo portato anche il sindaco uscente al ballottaggio. Ci sono 7 punti di differenza, che sono tanti o pochi, dipende dal lavoro che si farà in questi 15 giorni. Siamo molto fiduciosi e quindi direi bene, sono contento, direi. E ringrazio tutte le liste e candidati che sono stati da fare prodigati per raggiungere questo risultato.
Dopo due ballottaggi, una conferma, quella di Buccinasco, dove è stato rieletto Rino Pruiti, vedete anche con l'ausilio della nostra grafica, con il 59,7%, quasi doppiato addirittura Manu Limberti, fermo al 37,7%. Questa sera un ampio servizio anche su quanto accaduto a Buccinasco, ma il nostro viaggio in queste elezioni prosegue, lasciamo la provincia di Milano. Al voto anche alcuni comuni importanti della provincia di Pavia, sicuramente la gara più accesa, quella interna al centrodestra di Mortara, e anche qui, nonostante la possibilità di chiudere la gara già nel pomeriggio, poi vedete Ettore Gerosa, candidato di Fratelli d'Italia, si è fermato al 43%, una percentuale comunque molto alta, e Luigi Tarantola, l'ex vice sindaco, si è fermato al 27%, e saranno loro a giocarsi il ballottaggio tra due settimane. Intanto andiamo a sentire i loro commenti. Un ottimo risultato. Un ottimo risultato, sperato, ma che si è realizzato grazie anche alla collaborazione delle liste civiche che mi appoggiavano, oltre che alla completa collaborazione di Fratelli d'Italia. Siamo stati a un passo da farcela senza, al primo turno, ci accontentiamo ovviamente, e ricominciamo da domani la nostra la campagna elettorale col nostro stile, andando in mezzo alla gente, parlando, sentendo i propri problemi, cercandone insieme una risoluzione. Ancora 14 giorni di lavoro e poi speriamo il lavoro più impegnativo, cioè quello di amministrare la città. La squadra è pronta, dobbiamo solamente avere il là, e in questi giorni la perfezioneremo ulteriormente. È stata una grande sorpresa, anche un po' di rammarico per non essere arrivati a quel fatidico 50. Ecco, forse se ci fossero stati degli accordi diversi all'interno del centrodestra, come sembrava che ci sarebbero stati inizialmente, sicuramente avremmo vinto al primo turno. Qualcuno non ha voluto, qualcuno ha pensato che non fosse la soluzione migliore, invece lo era. Comunque noi siamo contenti di aver raggiunto questo risultato da soli. Il primo turno ha decretato questo ballottaggio, c'è un ampio divario da recuperare, da dove si riparte? Sì, sicuramente è un risultato che noi onestamente non ci aspettavamo. Pensavamo che con quello che avevamo fatto, comunque avevamo dimostrato in tutti questi anni in mezzo alla gente, fosse stato più apprezzato. È indiscusso che il gap è notevole ed è un distacco che comunque faremo di tutto per cercare di colmare. Non ci diamo per vinti nel modo più assoluto e lotteremo con la squadra di cui sono orgoglioso di far parte, di avere a disposizione. Partiremo, ci incontreremo con i tre partiti e faremo di tutto per trovare una strategia per poter lottare fino in fondo anche per quanto riguarda il ballottaggio, che ricordo è sempre una partita a sé. Chiamato al voto in Lomellina anche il comune di Gambolò, e vediamo, qui c'è stata la netta vittoria di Antonio Costantino, che ha doppiato i suoi contendenti, il 51%. Allora anche in questo caso andiamo a sentire la voce del vincitore. Allora, sindaco neoeletto e rieletto, ecco, quali sono le prime emozioni? Ma le prime emozioni è che ci sono dei fattori statistici importanti. Questa vittoria con una maggioranza così larga ci fa tornare indietro al 2003, quando l'allora professor Marinone vinse più o meno con lo stesso punteggio, ma con un'affluenza molto maggiore.
e poi è dal 1998 che un sindaco non si riconferma a Gambolò al secondo mandato. Sono tutti dati importanti, evidentemente i gambolesi hanno capito, io li ringrazio per aver capito tutto il nostro sforzo e ringrazio la squadra per essere stata vicino a me in questo periodo, nei 5 anni, quelli vecchi e i nuovi che comunque hanno collaborato tantissimo e daranno molto al paese. Ecco il programma da questo inizio nuovo mandato. Ma come dicevo, un paio di giorni per sacrificare agli dèi per la vittoria, dopodiché ci sono sul piatto cose importantissime come ad esempio la gara dei rifiuti, l'isola ecologica, il proseguimento dei lavori in castello e tutta una serie di interventi che avevamo purtroppo, ovviamente essendoci lo schiaffo elettorale, non potevamo portare a compimento. Sindaco, squadra che vince non si cambia. Sì, anche se noi all'interno avevamo parlato molto in maniera democratica, si doveva vedere quali fossero le preferenze, quali fossero le competenze e il tempo a disposizione. Ma al di là delle nomine assessorili, da noi ci sarà il discorso degli consiglieri con delega. Abbiamo troppe professionalità per poterci permettere di perdere queste persone. Quindi chi non è arrivato, non è riuscito per le preferenze, sarà comunque preso in consulte oppure in quant'altro, ma tutti, perché sono troppo importanti e sono troppo bravi per potersi perdere. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alle elezioni a Milano, dove tiene banco il caso di Via Bolla con le risse alle case popolari, una situazione di disagio che abbiamo raccontato anche nelle scorse edizioni. Andiamo subito a collegarci allora proprio con Milano. Giovanni Migone De Amici sta seguendo il caso, arrivano le prime misure. Quali, Giovanni? Sì, buongiorno Mario, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Di fatto è la prefettura che insieme alla questura ha deciso di prendere in mano la situazione dopo che per giorni la politica si è rimpallata le responsabilità a vicenda. Ovviamente in campo gli attori sono sempre gli stessi quando si parla di case popolari: Aler e la Regione Lombardia da un lato e MM e il Comune dall'altro. Parliamo dei caseggiati di Via Bolla, dove nella notte di venerdì scorso una 60ina di persone sotto il civico 42 si sono ritrovate per di fatto dare origine a una enorme rissa che ha portato a diversi feriti, tra cui anche un bambino di 2 anni. E allora, davanti a questa emergenza sociale, la prefettura ha deciso di imporre un presidio fisso formato da polizie e carabinieri, ma anche dalla polizia locale, proprio sotto i civici 38, 40 e 42 di Via Bolla, che ricordiamo è vicino al Gallaratese, diciamo un settore nord-ovest della città. Nella nota della prefettura si parla di un monitoraggio continuativo del quartiere a cura delle forze dell'ordine e della polizia. Questo presidio in realtà è solo il primo passo che le istituzioni intendono mettere in campo per quanto riguarda la sicurezza all'interno di questi caseggiati, che sono tra i più critici per quanto riguarda il fenomeno dell'abusivismo. Ecco, i prossimi passi saranno invece dati in mano, per così dire, alla Guardia di Finanza, che dovrà procedere con un monitoraggio patrimoniale delle famiglie che risiedono all'interno di questi alloggi, in particolare ovviamente degli abusivi, per verificare, per dimostrare l'effettivo stato patrimoniale e le fonti di sostentamento di queste persone, di questi inquilini. Questo sarà ovviamente l'antefatto, possiamo dire, a quello che sarà l'ultimo atto, ossia lo sgombero definitivo e la riqualificazione delle tre palazzine, riqualificazione per cui Aler, che è proprietario degli immobili, ha detto di aver già messo in campo gli stanziamenti necessari e ha già anche avviato il trasferimento delle famiglie regolari in alloggi alternativi. Insomma, Via Bolla continua a essere l'epicentro dell'attenzione pubblica in questi giorni, in queste ore, e soprattutto la questura intende evitare che si replichino scene come quelle dello scorso weekend. È stato proprio detto in maniera chiara: scene come quelle di venerdì sera non saranno più tollerate, e Via Bolla è diventata quindi oggi una sorvegliata speciale. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi su tutto quanto accadrà nei prossimi giorni. Per il momento da Milano è tutto. Mario, a te la linea.
Grazie Giovanni, ci spostiamo a Pavia dove ci sono alcuni progetti di recupero molto importanti, a cominciare dalle aree dismesse con un nuovo documento che pianificherà la riqualificazione dell'ex NECA. Sentiamo. Il recupero delle aree dismesse di Pavia prosegue il suo tortuoso iter, non solo per quel che riguarda la Necchi, ma anche l'ex NECA. Fondazione Banca del Monte ha infatti incaricato il professionista Gian Michele Calvi di stendere un nuovo progetto. Non solo, una società specializzata in lavori di rigenerazione dovrà parallelamente portare avanti un intervento residenziale a destinazione sociale sull'area abbandonata. Il contratto sarà sottoscritto il prossimo mese di luglio. Che cosa ne sarà dunque della nuova area completamente riqualificata? Ospiterà un campus per circa 500 studenti, uno spazio complessivo di 40.000 metri quadrati a ridosso del Navigliaccio, ovvero la metà dell'intera area a disposizione. Verrà inoltre costruito un edificio per tutte quelle persone che ruotano attorno ai poli universitario e sanitario. Si pensa di poter mettere a disposizione, una volta completati i lavori, una struttura ricettiva per 100 posti in totale. Il parco e il centro di quest'area invece saranno complessivamente di circa 15.000 metri quadrati, con hotel, ristoranti e spazi dedicati al tempo libero più in generale. Non mancheranno nel progetto le aree residenziali, in particolare a ridosso della ferrovia. Saranno abitazioni all'avanguardia in materiali e tecnologie utilizzati. Verrà quindi rivista anche la viabilità dell'intera zona con due accessi, uno lato stazione ed il secondo dalla parte del Policlinico San Matteo, e con una mobilità tutta interna alla ex NECA riqualificata, un deciso cambio di passo rispetto al progetto precedente. Restiamo a Pavia perché è importante anche il progetto di restauro, di recupero della Basilica di San Michele. Questa mattina si è recato lì il nostro Luca Pattarini, andiamo a collegarci con lui per capire, Luca, sei entrato, che cosa sta avvenendo, perché sappiamo i problemi di San Michele, sappiamo che servivano dei lavori, allora che cosa è stato messo in campo? Eh sì Mario, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori, si sta concludendo proprio in questi minuti la presentazione di quelli che sono stati i lavori di restauro della volta a crociera della navata centrale, un intervento che è stato reso possibile grazie ai PIC, ai piani integrati della cultura di Regione Lombardia, che ha permesso di riportare alla luce lo splendore di alcuni affreschi quattrocenteschi che erano stati in realtà coperti in una ristrutturazione più tardiva, più del 1800, per capirci, che li aveva per così dire un po' spenti. Invece questo nuovo intervento ha permesso di riportare alla luce i colori originali, che sono molto più vividi, e anche quello di ha permesso anche di scoprire una figura che si pensava in un primo momento fosse quella di Federico Barbarossa, che come tutti sappiamo è stato incoronato proprio qui imperatore, ma che in realtà potrebbe trattarsi della figura dell'imperatore Costantino. È un lavoro questo all'interno di San Michele, poi anche quello che è stato effettuato sulla facciata che sta proseguendo, questi affreschi assolutamente insomma non visti da centinaia di anni, saranno visibili al pubblico anche a partire da mercoledì 22 giugno, quando verranno poi tolte definitivamente le impalcature. Si potranno vedere insomma queste bellezze veramente storiche del 1400. L'obiettivo, come hanno spiegato sia il direttore dei lavori, ma in realtà principalmente Vittorio Vaccari, che è il presidente della associazione Il Bel San Michele, è quello di aprire questo gioiello della città, una delle chiese più belle della città, in realtà anche all'esterno, cioè farla conoscere fuori dai confini provinciali. Sappiamo che a Pavia insomma è una chiesa molto conosciuta, così come in provincia. L'obiettivo è proprio quella di renderla visibile a tutta la regione e ovviamente a tutta Italia, nella speranza così anche di insomma dare un impulso al turismo della città in generale, come di tutta la provincia. Questa sera nel corso del nostro telegiornale ovviamente vi faremo vedere questi affreschi, queste bellezze con un servizio dedicato. Per il momento Mario ti restituisco la linea. Grazie Luca, noi ritorniamo sui temi della politica lasciando da parte le elezioni, perché a Milano Palazzo Marino, dopo un iter tortuoso non semplice, ha approvato il bilancio di previsione. Allora andiamo ancora da Giovanni Migone De Amicis, che ha seguito questo tema, insomma numerose commissioni consigliari, sedute di consiglio comunale e infine la fumata bianca. Giovanni.
Sì, esattamente, ci sono volute 16 commissioni, 6 sedute di bilancio per arrivare in fondo a questa maratona che è stata assolutamente travagliata. Ricordiamolo, sono stati congelati 200 milioni di euro di spesa corrente, il Comune ha dovuto farlo quando si sono interrotti i flussi dei ristori per il Covid da Roma, ma non solo, è stato necessario l'intervento del Governo per sbloccare l'utilizzo degli avanzi di bilancio del 2021, una deroga assolutamente straordinaria vista appunto ancora l'emergenza Covid in corso. Ciò nonostante è arrivata finalmente la fumata bianca con 30 voti favorevoli e 16 contrari, un budget di spesa corrente che è stato approvato che vale 3 miliardi e mezzo per il 2022. Le voci di spesa più importanti, come ci si poteva aspettare, sono quelle della mobilità con oltre 840 milioni di euro e per il personale con oltre 650 milioni. Ma nonostante le difficoltà, questo è il punto su cui ha voluto porre l'accento l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, non sono state aumentate né tasse né tariffe. Questo è il punto che ha voluto stressare ulteriormente anche ieri nel corso della seduta di appunto ieri sera in cui si è raggiunta l'approvazione. Ma al di là di quelle che potevano essere i favori della maggioranza e le critiche da parte dell'opposizione di centrodestra, c'è stato un momento che ha generato abbastanza sorpresa ed è arrivato dai banchi della maggioranza di centrosinistra, della stessa maggioranza che sostiene Beppe Sala, ed è arrivato dal capogruppo del Partito Democratico Filippo Barberis, che ha un po' tirato le orecchie, per così dire, alla sua giunta proprio sull'atteggiamento che, diciamo, l'esecutivo di Palazzo Marino ha tenuto nel corso del dibattito sul bilancio. Noi facciamo ascoltare le sue parole proprio ieri in consiglio. Per questo è importante il rapporto con gli assessori, mi permetto anch'io qua di dire che avrei voluto una giunta più presente durante i lavori in aula del bilancio. Non è una questione solo simbolica, è una questione di lavoro, perché questo bilancio per la grandissima parte è un bilancio che abbiamo difeso. Il grosso del tempo che abbiamo speso nelle ultime 3 settimane è stato sicuramente in termini percentuali più per difendere il lavoro del bilancio della Giunta, questo è senza dubbio. Confrontarci per capire come difendere, per riuscire anche insieme, come abbiamo fatto tante volte con l'assessore Conte, a rispondere tecnicamente in maniera puntuale alle tante richieste che sono arrivate intorno al bilancio, è un lavoro di squadra e la squadra bisogna farla però tutti insieme, quindi questo è un messaggio che non vuole essere, ripeto, un polemico fine a se stesso. Siccome crediamo nel lavoro della Giunta, tanto da averlo difeso anche in questa fase, vogliamo aumentare il lavoro insieme e questo è legato anche alla presenza in aula in quelli che sono i passaggi più delicati. Torniamo a Pavia con le notizie, diversi progetti che abbiamo raccontato, altrettanto importanti, così come le aree dismesse e anche San Michele, il Policlinico San Matteo che avrà il prossimo autunno il reparto di oncologia. Allora andiamo a collegarci di nuovo con Luca Pattarini per i dettagli anche di questa notizia. Luca. Sì, rieccoci, dicevi giustamente, un nuovo reparto di oncologia per il Policlinico San Matteo che ovviamente aveva già, ma che in periodo Covid era stato spostato il reparto oncologico e il reparto del Day Hospital, sostanzialmente in due punti diversi del Policlinico, ora torneranno sostanzialmente vicini, all'interno di un padiglione di fianco al DEA, il padiglione 28, torneranno ad essere sostanzialmente su due piani, offriranno una cinquantina di posti letto che verranno realizzati grazie al contributo di Cancro Primo Aiuto, che è una onlus che raggruppa diversi imprenditori che lavorano da tempo con le strutture sanitarie lombarde e non solo, e che si faranno carico dei lavori di sistemazione delle stanze, di ristrutturazione, di sostituzione delle porte, degli arredi. Questo perché, come ci ha raccontato lo stesso amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto, ovviamente si tratta di un reparto di oncologia, quindi in linea con le attività proprio della onlus,
ma che è stato scelto il Policlinico per questo intervento proprio perché il primario del reparto è uno dei più stimati oncologi italiani e quindi c'è questa collaborazione molto stretta con Cancro Primo Aiuto. Quindi entro poche settimane partiranno i lavori, in realtà la struttura c'è già perché il padiglione è già esistente, si tratta di sistemarlo, sarà fatto grazie all'aiuto appunto di Cancro Primo Aiuto entro l'autunno, presumibilmente già entro la fine di novembre, ci potrà essere l'inaugurazione di questi nuovi spazi dedicati proprio ai pazienti malati di tumore. Per il momento è tutto, Mario, ti restituisco la linea. Grazie, grazie Luca anche per questo aggiornamento. Noi passiamo allo sport perché ancora una volta il Pavese e Nespoli ha trascinato la squadra di tiro con l'arco, questa volta ai campionati europei. Sentiamo. Gli azzurri dell'arco olimpico maschile vincono il titolo europeo a squadre, a trascinare verso il gradino più alto del podio la nazionale italiana, ancora una volta l'arciere vogherese Mauro Nespoli al fianco di Alessandro Paoli e di Federico Musolesi. Il trio ha battuto la Spagna al termine di una finale quasi perfetta, conclusa con il risultato di 5-1. La vittoria arriva dopo due argenti in Coppa del Mondo. L'ultima giornata di gara in terra tedesca non è finita però qui, perché nel primo pomeriggio gli azzurri hanno vinto il bronzo nel mixed team sempre dell'arco olimpico grazie alle frecce di Tatiana Andreoli e ancora Mauro Nespoli, che hanno battuto l'Ucraina 6-2 in rimonta. Scontro combattuto, abbiamo girato bene anche qui, come stamattina il vento non era semplice da leggere, però ci siamo dati indicazioni a vicenda. Tatiana è stata molto brava, ha messo le frecce nel 10 quando serviva, frecce importanti, e alla fine siamo riusciti a portarci a casa questa medaglia molto molto gradita. Condivido con lui. Ah, te la cavi così. Non ci sono altre notizie, io vi lascio come sempre al meteo e vi ricordo che la nostra informazione ritorna a partire dalle 19 con l'edizione Milano.